Ciao a tutti cari amici di Instagram, eccoci arrivati al 19esimo problema della playlist Instagram sul canale YouTube, che pubblica i problemi più difficili del canale Instagram. Questo problema è il problema numero 19 e come vedete abbiamo un triangolo rettangolo di cui conosciamo i due valori, che sono appunto 6 e 6 radice di 15, e poi dal punto in cui c'è l'angolo retto, quindi dal vertice retto, andiamo a tracciare un segmento che non è, attenzione, l'altezza relativa all'ipotenusa, ma è un segmento che comunque incontra l'ipotenusa in un certo punto. E in questo punto vedete che qui si forma un angolo pari a 3 alfa, praticamente è l'angolo che si forma tra il segmento e la parte bassa dell'ipotenusa. Questo è 3 volte una certa quantità alfa, mentre l'angolo appunto non retto che si trova sopra del triangolo, quello in corrispondenza adiacente al cateto pari a 6, è pari a 2 alfa. Quindi presa a riferimento un certo angolo alfa, questo vale 2 alfa e questo vale 3 alfa. Il problema ci chiedeva di calcolare il pezzo superiore dell'ipotenusa in cui questo segmento andava a dividere in due parti. Premettendo che quest'angolo non è retto, e me l'avete detto in molti, ma magari c'è il disegno che sembra far capire che sia retto, ma in realtà questo vale 3 volte una quantità alfa. Questo problema sembrava tendenzialmente semplice, in realtà nascondeva molte insidie. Allora, come ho provato a risolvere questo problema qua? Prima di tutto andando a calcolarmi l'ipotenusa. Quindi l'ipotenusa, ragazzi, sarebbe la radice quadrata dei quadrati dei cateti, quindi sarebbe 6 alla seconda, che sarebbe questo cateto, più 6 alla seconda, ovvero questa cosa elevata alla seconda, per radice di 15 alla seconda per 15. A questo punto vedete che potete raccogliere internamente alla radice 6 alla seconda, che moltiplica 1 più 15, il 6 alla seconda lo spostiamo fuori dalla radice, quindi qui ci verrà 6, per radice quadrata di 1 più 15 che fa 16, quindi avremo 6 per 4, ovvero 24. Quindi se tutta l'ipotenusa misura 24 e questo pezzo misura x, allora questo pezzo misurerà 24 meno x. A questo punto qui, una volta che abbiamo scisso la nostra ipotenusa in due parti, x e 24 meno x, andiamo a ragionare sugli angoli interni dei triangoli. Ovviamente se ragioniamo sul triangolo grande, vedete che quest'angolo certamente è retto, cioè vale 90 gradi. Ora, se questo vale 90 gradi, questi due angoli devono essere per forza complementari tra di loro, ovvero la loro somma deve valere 90 gradi. Quindi questo per forza andrà a misurare 90 gradi meno 2 volte alfa. A questo punto possiamo andare a ragionare, ad esempio, su questo, cioè possiamo andare a ragionare su quest'angolo qui. Vedete che tutto quest'angolo vale 180 gradi, quindi questa parte qui andrà a misurare 180 gradi meno 3 alfa. Adesso vedete che abbiamo svelato quasi tutti gli angoli. Concentriamoci un attimo su questo triangolo qua. Questo vale 3 alfa. Questo vale 90 meno 2 volte alfa. Adesso noi vogliamo che la somma degli angoli interni misuri 180 gradi. Quindi se andiamo a fare 180 gradi meno la somma di questi due, quindi andiamo a fare 3 alfa più 90 gradi meno 2 alfa, che cosa troviamo? Allora, qui abbiamo 180 gradi meno 90 gradi, che farà 90 gradi. Poi qui, internamente, vedete che abbiamo 3 alfa meno 2 alfa, che fa alfa, però col meno davanti, meno alfa. Quindi possiamo dire che quest'angolo qua misura 90 gradi meno alfa. Ora, se tutto questo qui misura 90 gradi e questo misura 90 meno alfa, allora per forza quest'angolo qui deve valere alfa. Adesso che abbiamo svelato i due pezzi dell'ipotenusa e tutti gli angoli interni, in pratica non ci resta che applicare il famoso teorema del seno. Diamo una rispolverata a questo teorema del seno. Allora, il teorema del seno afferma che se noi prendiamo un triangolo di lati A, B, C e poi opposto al lato A facciamo l'angolo alfa, opposto al lato B facciamo l'angolo beta, opposto all'angolo C facciamo l'angolo gamma, praticamente in tutti questi triangoli il rapporto tra ogni lato e il seno dell'angolo opposto è sempre costante, quindi A fratto il sen alfa
è uguale a B fratto il sen beta, che è uguale a C fratto il sen gamma. Questo rapporto altro non sarebbe che il diametro della circonferenza che è circoscritta al triangolo stesso, quindi questo qui sarebbe pari al raggio della circonferenza circoscritta, scusate, due volte il raggio, perché sarebbe pari al diametro della circonferenza circoscritta. Ora, questo teorema del seno andremo ad applicarlo, scelgo un colore apposito, vediamo il giallo che mi ispira, andremo ad applicarlo su questo triangolo che facciamo con il colore giallo e ad esempio su quest'altro triangolo che facciamo ad esempio con il colore verde. Ora cancelliamo questa cosa qui, però lasciamo il teorema del seno: A fratto sen alfa uguale a B fratto sen beta uguale a C fratto sen gamma. Quindi, per quanto riguarda il triangolo in giallo, che cosa andiamo a dire? Andiamo a dire questa cosa qua. Vedete che i lati sono 6x, poi andiamo a chiamarci ad esempio questo lato y, così abbiamo a riferimento il nostro y. Che cosa possiamo testare? Che x sta al seno di alfa, quindi x fratto il seno di alfa, come y sta al seno di 2 alfa, sta al seno del doppio di alfa, come 6, che è questo cateto, sta al seno di 180 gradi meno 3 alfa, seno di 180 gradi meno 3 alfa. Queste sono le relazioni che possiamo trovare attraverso il teorema del seno all'interno del triangolo in giallo. Adesso occupiamoci invece del triangolo in verde. Quindi andiamo a fare, qui i colori sono veramente tanto, quindi sono veramente tanti questi colori. Quindi andiamo a prendere questo triangolo qua. Che cosa possiamo notare? Possiamo notare che 24 meno x, vedete che è opposto all'angolo 90 meno alfa. Quindi andremo a scrivere che 24 meno x sta al seno di 90 gradi meno alfa, 90 gradi meno alfa, come, poi andiamo a pigliare quello opposto a 2 alfa, come y sta al seno di 90 gradi meno 2 alfa, 90 gradi meno il doppio di alfa, come il terzo cateto, che sarebbe 6, il terzo lato, 6 radice di 15, sta al seno di 3 alfa. Quindi 6 radice di 15 sta al seno di 3 alfa. Adesso dobbiamo appunto scandire delle cose che riguardano la trigonometria. Ora, partiamo da questo elemento qua. Ve lo vado a segnare ad esempio in azzurro. Seno di 180 gradi meno 3 alfa. Ora, ricordiamo che se noi andiamo a disegnare una circonferenza goniometrica, se fissiamo un certo angolo, ad esempio 3 alfa, che potrebbe essere questo, l'angolo di 180 gradi meno 3 alfa lo troviamo esattamente qua. Vedete che hanno lo stesso seno, quindi a questo punto vi ricordo come sempre di visitare il sito www.andrealmatematico.it e scoprite il corso di trigonometria, perché ci saranno tutte le informazioni che stiamo dicendo in super promozione a 5 euro fino alla fine dell'anno, e parliamo dell'anno 2022 perché poi i prezzi cambieranno completamente. Però vedete che i seni di questi due angoli sono tra di loro congruenti, quindi il seno di 180 gradi meno 3 alfa è uguale al seno di 3 alfa, quindi possiamo andare a scrivere qua dentro seno di 3 alfa. Questo rende molto più fluttuante la nostra dimostrazione. Ora passiamo invece al seno di 90 meno alfa, e il ragionamento che facciamo sul seno di 90 meno alfa lo faremo naturalmente anche col seno di 90 gradi meno 2 alfa. Ora prendiamo ad esempio questo. Se prendiamo una circonferenza goniometrica, fissiamo un angolo alfa, ad esempio lo poniamo comodamente nel primo quadrante, non ci interessa quanto vale, questa è una dimostrazione che vale per quest'angolo ma per tutti gli angoli in generale, e qui prendiamo dai 90 gradi che sarebbero questi qui, togliamo il pezzettino alfa, questo qui sarebbe 90 gradi meno alfa.
vedete che il seno di 90 gradi meno alfa noi lo troviamo sulle ordinate, sarebbe la lunghezza di questo segmento qua, ovvero l'ordinata di questo punto. Vi faccio notare che è esattamente uguale al coseno dell'angolo alfa, quindi il seno di 90 meno alfa risulta essere uguale al coseno dell'angolo alfa. Quindi al posto di seno di 90 meno alfa possiamo scrivere coseno di alfa. Quindi qui andiamo a scrivere il coseno di alfa. E ovviamente anche qui seno di 90 gradi meno 2 alfa andiamo a scrivere il coseno di 2 alfa. Quindi qua dentro andiamo a scrivere il coseno associato all'angolo 2 alfa. Potete anche mettere, non mettere le parentesi. Adesso vi faccio notare questa cosa. Vedete che se noi abbiamo un sistema, perché queste due equazioni, cioè che poi sarebbero tante equazioni perché tutta questa è un'equazione, ma in realtà sono una, due e tre equazioni. Questa qui sono altre tre equazioni, perché questo uguale a questo, questo uguale a questo e questo uguale a questo. Quindi sarebbero sei equazioni in totale qua dentro. Però andiamo a prendere questa situazione. Cioè presentiamo il sistema così come viene. A è uguale a B, che è uguale a C. E poi qui abbiamo A' uguale a B', che è uguale a C'. A' uguale a B', che è uguale a C'. Da questa cosa ne può derivare una equazione derivata, cioè A su A' può essere letto come B su B', che può essere letto come C su C'. Ora ricordate che questo qui sarebbe un diametro di una circonferenza e questo è un altro diametro di una circonferenza. Quindi fare il rapporto è come fare il rapporto di K su K', cioè che sarebbero poi i raggi della circonferenza circoscritta. Ma adesso quello che ci interessa a noi è andare a costruire una cosa di questo tipo, cioè partendo da A uguale a B uguale a C e da A' uguale a B' uguale a C'. Andremo a fare questa cosa, A su A' uguale a B su B' che è uguale a C su C'. Vedete l'ordine con cui ho scritto, ho messo alfa con alfa, 2 alfa con 2 alfa, 3 alfa con 3 alfa. Poi vedete che ci sono le x con le x, le y con le y, il 6 con il 6. Quindi è molto simmetrico questo problema. E adesso andiamo proprio a creare la nostra equazione. Quindi qui adesso andrò a crearla qui. Anzi no, non ci serve perché è un sistema, perché semplicemente sono i rapporti che ci interessano. Adesso, se noi facciamo il rapporto fra questa frazione e questa frazione, dobbiamo fare il rapporto tra il numeratore di questo e il numeratore di questo fratto il denominatore di questo sul denominatore di questo. Quindi che cosa possiamo dire? Che x fratto 24 meno x, scriviamolo qua, x su 24 meno x fratto sen alfa su cos alfa. Sen alfa su cos alfa, ragazzi, è la tangente di alfa. Quindi fratto la tangente di alfa è uguale, facciamo un po' di spazio, al rapporto tra y fratto y, che fa 1, seno di 2 alfa su coseno di 2 alfa fa la tangente di 2 alfa, che è uguale a 6 fratto 6 radice di 15 fa 1 fratto la radice di 15. Seno di 3 alfa su seno di 3 alfa fa 1. Vedete che qua dentro siamo giunti ad un sistema equivalente. Questo sistema permetterà di sbloccare il nostro problema. Allora, come vedete, queste tre equazioni, cioè questa equazione unica, A uguale a B uguale a C, oppure il rapporto uguale al rapporto che uguale al rapporto, può essere letto come questo uguale a questo, oppure il primo uguale al terzo, oppure il secondo uguale al terzo. Andiamo a prenderci ad esempio questa. Da questa equazione che cosa ne evinciamo? Che 1 fratto la tangente di 2 alfa, 1 sulla tangente di 2 alfa, è uguale a 1 fratto radice di 15 fratto 1. Quindi 1 fratto la radice di 15. Invertendo le frazioni, cosa troviamo? Che la tangente di 2 alfa è uguale esattamente alla radice di 15. Quindi qua andiamo a eliminarci.
Questa è la prima informazione. Tangente di 2 alfa uguale a radice di 15. Da qui potremo già stabilire il valore di 2 alfa. 2 alfa che sarebbe tana meno 1 di radice di 15, puntini puntini, e da lì potremo anche ricavare il valore di alfa. Non è la strada che voglio farvi seguire. Adesso, ricordiamo che una delle formule per poter andare a calcolare la tangente di 2 alfa, ve la scrivo qua, la tangente di 2 alfa, e questa qui sarebbe una formula che deriva dalle cosiddette formule parametriche della trigonometria, anche questa che potrete trovare sul corso, andate a visitare il corso andrealmatematico.it, può essere riletto in questo modo, come 2 volte la tangente di alfa fratto 1 meno tan quadro alfa. Ora, che cosa facciamo? Se noi ad esempio chiamiamo ora tan alfa uguale a t, quindi ci verrà che 2t, dove t è la tangente di alfa, fratto 1 meno t quadro, 1 meno t alla seconda, è uguale a radice di 15. Perché ci interessa tanto la tangente di alfa? Perché la tangente di alfa compare qua dentro. Quindi leggendo la prima uguale alla seconda, adesso che abbiamo la tangente di 2 alfa, se andiamo a spostare di qui, rileggeremo poi il valore della x, che è quello che ci interessa trovare, ragazzi. Quindi sempre focalizzare l'attenzione sul vostro obiettivo. Quindi che cosa possiamo scrivere da qua? Possiamo scrivere che 2t è uguale alla radice di 15 che moltiplica 1 meno t quadro. Quindi prendiamo 1 meno t quadro e lo moltiplichiamo tutto a destra. 1 meno t alla seconda. Adesso quindi che cosa andremo a trasformare questa cosa qua? Quindi 2t sarebbe uguale alla radice di 15 per 1 che fa radice di 15 meno radice di 15 t alla seconda. A questo punto vedete che possiamo spostare tutti i termini sul lato sinistro. Quindi andiamo a spostare tutto a sinistra e quindi ci verrà radice di 15 t alla seconda più 2t meno radice di 15 che spostiamo di là, il tutto uguale a 0. Risolvere questa equazione significa trovare il valore di t, ovvero della tangente di alfa. Adesso, siccome questa è un'equazione di secondo grado, andiamo a calcolare o il delta o il delta quarti. Io preferisco sempre calcolare il delta quarti, siccome b è pari, per evitare calcoli troppo complessi. Quindi il valore del delta quarti sarebbe la metà di b elevata alla seconda. La metà di b è 2 fratto 2, quindi è 1, quindi 1 alla seconda, meno 4 volte a per c, quindi no, meno a per c, scusate, perché è il delta quarti, quindi meno radice di 15 per meno radice di 15. Ora vedete che qua troviamo 1 alla seconda che fa 1, meno per meno che fa più, radice di 15 per radice di 15 che fa 15, quindi 1 più 15 che fa 16. Questo 16 è ricorrente, era stato utilizzato anche per il calcolo di questo effettivamente. A questo punto andiamo a calcolare il nostro valore di t, quindi t 1 2 sarebbero uguale a meno b mezzi, cioè meno la metà di b, quindi meno 1, più o meno la radice del delta quarti, quindi la radice del delta quarti sarebbe la radice di 16, ovvero 4, fratto il fratto a, quindi fratto radice di 15. Ora, ovviamente, ricordiamo che la tangente negativa, vi faccio un grafico, non possiamo accettarla, perché, insomma, per le limitazioni alfa non potrà superare sicuramente i 90 gradi, visto che, insomma, adesso non ho scritto le limitazioni di questo problema, però accetteremo solo tangenti positive. Quindi la soluzione con il meno la scartiamo, prendiamo solo la soluzione con il più, quindi meno 1 più 4 che fa 3 sulla radice di 15. E questo è il valore della tangente di alfa. A questo punto andiamo a scrivere solo il valore della tangente di alfa, perché è quello che ci chiede. Quindi tangente di 2 alfa vale radice di 15, mentre la tangente di alfa è 3 fratto la radice di 15. A questo punto conosciamo tutto quello che ci serve per ricavare la nostra x.
A questo punto andiamo a prendere la prima parte dell'equazione, cioè andiamo a prendere questa equazione qua, che possiamo scrivere anche in questo modo, come x fratto 24 meno x. Quindi x fratto 24 meno x uguale la tangente di alfa, la prendiamo dal denominatore a sinistra e la spostiamo al numeratore a destra. Quindi avremo il rapporto tra la tangente di alfa e la tangente di 2 alfa. A questo punto vedete che, ragazzi, i giochi sono fatti. Insomma, è una banale equazione fratta riconducibile a un primo grado. Quindi se andiamo a fare x fratto 24 meno x è uguale alla tangente di alfa, che sappiamo essere 3 fratto la radice di 15. Quindi scriviamola così, 3 fratto la radice di 15. Sulla tangente di 2 alfa, che era pari a radice di 15, quindi radice di 15, attenzione che questa e questa non se ne vanno, perché ricordiamo che qui avremo 3 sulla radice di 15 per 1 sulla radice di 15, e quindi farebbe 3 quindicesimi tutto il lato destro. Quindi andiamo a trasformare questa cosa in 3 quindicesimi. E a questo punto, ragazzi, beh, insomma, i calcoli sono belli che dati, qui posso andare a eliminare anche questa cosa, perché tanto ormai siamo giunti a quello che ci interessava, che era il valore della x, insomma, che andare a cancellare tutto. Quindi se prendiamo questa cosa, il 15 lo spostiamo in alto, quindi avremo 15x uguale a 3 che moltiplica 24 meno x, regola dell'incrocio. E a questo punto vedete che i giochi sono fatti, quindi abbiamo 15x uguale a 3 per 24, che sarebbe 3 per 20 più 3 per 4, ovvero 60 più 12, 72, meno 3x. A questo punto il 3x ce lo spostiamo a sinistra, quindi avremo 18x uguale a 72. Ricordiamo che 72 sarebbe 9 per 8, e quindi sarebbe 9 per 2 per 4. Quindi a questo punto x sarebbe 72 su 18, che sarebbe pari a 4. E così abbiamo svelato il nostro mistero della x. Mi raccomando, continuate a seguire la playlist Instagram e YouTube con i problemi più complessi proposti sul canale Instagram, e visitate il sito andrealmatematico.it con tanti corsi di matematica che partono dalle basi fino ai livelli più avanzati, passando per lo studio di funzioni, avendo cenni a due variabili, algebra lineare, analisi matematica 1. Tanti sono i corsi anche per economia, in particolare trovate matematica finanziaria, che è il corso numero uno in Italia per semplicità e completezza, il corso di finanza e il corso di statistica, sempre corsi in super evoluzione. Poi ci sono tanti articoli anche sul sito. Bene, cari amici, ci vediamo qui sempre nella playlist Instagram a risolvere problemi complessi di Instagram.